era Marco Flaminio Rufus, tribuno militare di una delle legioni romane. Le mie prove cominciarono a Tebe, nell'anno 297 a.C., la notte in cui vidi un cavaliere avvicinarsi da est. Scialbo, da un eterno viaggiare, prima di morire, egli raccontò l'estenuante ricerca di un fiume segreto che purifica dalla morte gli uomini. Se qualcuno avesse camminato fino all'occidente dove ha termine il mondo, sarebbe giunto al fiume le cui acque danno l'immortalità. Decisi di trovare quel fiume. Tornai a Roma, dove Flavius, preconsole di Getulia, mi affidò 200 uomini. Dei trogloditi fummo attaccati da soldati metà uomini e metà serpenti. L'estenua battaglia indebolì i miei soldati, ma infusi speranza al sorgere del sole. Marciammo sui deserti neri, abitati da corvi giganti. Un'intera centuria cadde impazzita di febbre, tanto era la calura. Seppelliti morti, al calar del sole riprendemmo il viaggio. Arrivammo al paese degli Stradriculi, dove era impossibile attraversare senza annunciar battaglia. Si mostrano i nemici ai piedi dell'oltretomba. Guerrieri che si nutrono di leoni. Fecero di noi arida steppa. Così tutto fu perduto. Senza resister più audacemente, solo nel deserto mi abbandonai all'arbitrio del cavallo. Venni all'interno di un frangeto, ove sembrava piovere al contrario.